Sì, questa sulla questa è tre. E parliamo dell'eccezionale ricerca all'Università di Cambridge, ottenuto per la prima volta un embrione artificiale tridimensionale, apre nuove frontiere allo studio e alla creazione degli organi. Manuela Lucchini. Uno dei misteri dello sviluppo dell'embrione e quindi dell'essere vivente è capire come fanno le cellule ad andare nel posto giusto e a formare una struttura complessa. Se infatti si fanno proliferare le cellule in laboratorio, queste cellule formeranno un tappeto, un ammasso, ma non una forma ben precisa. Lo studio dell'Università di Cambridge, guidato da Sarah Harrison, ha permesso per la prima volta la realizzazione di un embrione di topo in tre dimensioni, una struttura uguale a quella vera. Questo è stato possibile grazie all'utilizzo di una sorta di impalcatura in materiali chimici. Le cellule staminali utilizzate sono state indirizzate ognuna al posto giusto, ognuna ha preso la sua strada specifica. Questo studio è importante perché permette di capire come le cellule durante lo sviluppo cercano di costruire strutture importanti, architettonicamente complicate. Per fare che cosa? Ad esempio gli organi artificiali e utilizzarli domani per i trapianti d'organo. Ma un organo è costituito di tanti tessuti, questo rende tutto più complicato? Certamente un organo è composto da più tipi di cellule diverse, pensiamo ad esempio a un fegato, è composto ovviamente anche dal sistema sanguigno, dal sistema dei nervi, e per tutto questo è necessario quindi studiare come specializzare le cellule per arrivare a fare un organo complesso come appunto il fegato. Credo che ci vorranno ancora molti studi, ma è la strada importante, è quella giusta.